Ai, shimasu! Benvenuti ragazzi di nuovo nel canale Kanko Kanaeki. Sono molto contento che siete di nuovo qua e di essere il vostro ospite, ossia la persona che seguite nei miei discorsi. Vi ringrazio ancora per il grande sostegno che state dando al canale. Io non smetterò mai di ringraziare. Come diceva Yamada Shihan, uno dei grandi allievi del fondatore dell'Aikido, spesso e volentieri ci scordiamo di ringraziare, si prende tutto per scontato. Anche un piccolo gesto, quello di iscrivervi al canale, e vi chiedo di voi l'iscrizione, ragazzi, perché comunque guardate, se guardasse il video ci state dando un buon feedback e il feedback lo vedo dall'iscrizione, capito? Comunque sia, anche ringraziarvi per un'iscrizione che è in forma gratuita, è solo un click. Per me vale molto perché vuol dire che mi state ascoltando, che state seguendo il canale e la vostra educazione, la vostra gentilezza non fa altro che onorarmi tantissimo. Perciò grazie di cuore, grazie di cuore. Vi chiedo anche il favore, ragazzi, di iscrivervi al canale di Susi Sensei. Siamo già a 103 iscritti, perciò grazie, grazie, grazie. E la miscela di Savitri. Lo troverete qui nella descrizione, qui in su. Adesso ho imparato dove sta, dove compare la stringhetta. E è un canale dove dedichiamo cioè sulle varie cose della vita. Ovviamente metterò anche io dei video perché ovviamente sono collegato al canale stesso. E dentro la miscellanea potrete trovare tante cose e non appena Susi Sensei ha un pochino più di tempo, metteremo anche le cose più culturali perché ovviamente le cose culturali servono molto a ricerca. Io i 36 stratagemmi li ho già preparati prima di fare questi video perché ovviamente è una materia che avevo già portato avanti tanti tanti anni fa, quindi per me è molto semplice. Ovviamente per l'I Ching mi aspetto durante questo agosto di studiarlo appositamente per poterlo approfondire con voi, il libro dei mutamenti. E detto questo, sì, stiamo parlando di 36 stratagemmi, ragazzi, ma prima di andare a parlare del nostro 33esimo stratagemma, 33 vite, ragazzi, vi faccio vedere l'altra divisa. È una divisa semplice, dove si troverà, aspettiamo un attimo che sì, ecco il focus, dove dietro troverete il Mon dei Takeda. Come sapete sono un Menkyokuden di Daitoryu, e ho avuto anche il permesso di poter utilizzare il Mon per poter fare le nostre divise, quindi sono molto contento di questo. Quindi è la seconda divisa. Tenete presente che sto già preparando altre due divise, una più soft da portarsi in giro con delle immagini carine, l'altra un pochino più seria come queste altre due che vi ho fatto vedere. E che dire, saremo un gruppo piccolo, ma è di un maestro di provincia. Perché sono maestro di provincia, un insegnante che vive a Sydney, orgogliosamente, però avremo le divise più belle e carine dell'ambiente, quindi sono molto contento di questo. Quindi ci vediamo tra qualche secondo. Ah, è un Eshimas. Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kaneki, amici miei. Sono Songyun Devi Cho, maestro del Kanku Kanaeki, sesto dan di Aikido, Menkyokuten di Daitoryu, ho qualche grado sopra la cintura nera di Judo e dal 2014 ho fatto un po' di box. Sono una persona appassionata come voi di tantissime cose, sono un prepper, sono orgoglioso di essere un prepper, orgoglioso di essere uno youtuber, anche se un po' diverso dagli altri youtuber perché probabilmente sono troppo serioso in confronto ad altri che invece mostrano video un pochino più soft, sorridenti. Io ci provo a esserlo, però come dice Susan Sensei, il mio tipo di humor è totalmente differente da quello che c'è in giro, quindi ho un po' di difficoltà a fare come per esempio quelli che a me piacciono moltissimo, quelli di casa Surace, per fare un esempio. E purtroppo non ho quel tipo di humor. Né tantomeno ho l'abilità, cioè ero un polemico, facevo anch'io, ero anche anch'io appartenevo all'entourage delle persone che facevano inutili litigi e dissing, su quello sono abile, però ho promesso a me stesso che non l'avrei mai più fatto, perché è una perdita di tempo. Tutti hanno il diritto di fare quello che amano, quindi io sono il primo che lo dice, tutti hanno il diritto, e se voglio mostrare quello che amo, lo faccio sul campo, giorno per giorno, non parlando male degli altri.
Quindi questo è quanto, ragazzi. Allora, oggi prendiamo per parlare di cose che so fare. Vi dico, da storico, perché sono anche uno storico, oggi parliamo degli 36 stratagemmi. Ovviamente siamo al 33esimo, manca poco alla fine, ragazzi, ed è tutto merito vostro perché mi avete tenuto compagnia fino a questo momento. Allora, ovviamente, ok, vedete che ho imparato? Utilizziamo i 36 stratagemmi a cura del professor Gianluca Maggi e l'edizione Edizioni Il Punto d'Incontro. Vi consiglio di prendere questo libro perché io ce l'ho da tantissimi anni. Poi ovvio, alcune volte si trovano degli errori di stampa, è normale, per questo esistono le edizioni dei libri, però è sicuramente uno dei migliori che abbia mai avuto in mano. Poi questa è un'edizione pocket e lo adoro perché mi ha seguito ovunque, perché di tanto in tanto lo rileggo. Comunque lo metto sempre in borsa perché anche se pesa, perché pesa poco, però comunque sia ogni oncia crea il peso totale. Comunque sia, lo porto sempre perché ho il piacere di leggerlo, ho il piacere durante i seminari di Aikido di leggerne alcune parti e poter fare delle tecniche a riguardo. È molto interessante, cercate anche voi di eseguire delle tecniche che sono legate alle stratagemme, vedrete che gli allievi vi adoreranno. Detto questo, ragazzi, allora troverete tutto in descrizione, ovviamente, che vi porterà direttamente ad Amazon. Io vi consiglio comunque sia sempre di prendere la versione più costosa, perché ovviamente è più ricca, è più grande, l'ho visto, è pieno di informazioni aggiuntive, è un libro da tenersi a casa. Poi, se volete portarlo come faccio io durante i seminari o durante i viaggi, l'edizione Pocket è quello che vi consiglio assolutamente. Oppure andate da Feltrinelli, da Mondadori, da Giunti, e ci sono tantissime librerie che lo trattano. Se volete aiutare le librerie locali, fatelo assolutamente, perché sono un dono prezioso le librerie. Mentre invece, se volete prenderlo direttamente online, trovate il link. Come del resto trovate il link per tutte le attrezzature che utilizziamo io su Sensei, perché mi sembra giusto che anche voi possiate usufruire di quello che, se vi piace il format, utilizzatelo al 100%. Detto questo, ragazzi, allora parliamo del 33esimo stratagemma, che è uno stratagemma abbastanza complesso. Stratagemma della spia che torna sui propri passi. Il dubbio nel dubbio. Associazione. Con la propria cerchia non si hanno perdite. E questo deriva dal Li Ching, ok? E Sun Tzu, dice: In modo sottile, ovunque si impieghino le spie. E lì c'è la spiegazione dello stratagemma. Lo stratagemma effettivamente parla di come bisogna applicare e usare le spie per poter vincere l'avversario. Ovviamente ora vi cito quello che il professor Gianluca Maggi scrive. Allora, lui dice espressamente nell'arte della guerra, vi fa un riassunto, perciò lo scrive talmente bene che sarebbe assurdo che io ve lo dica a voce quando è scritto talmente bene e conciso. Dice: all'attività di spionaggio e controspionaggio, Sun Tzu dedica un intero capitolo dell'arte della guerra, individuando 5 tipi di agenti segreti: la spia locale, a soldato tra le popolazioni locali, la spia interna, assoldata tra gli ufficiali del governo nemico, la spia doppio giochista, l'agente nemico passato dalla nostra parte, la spia votata alla morte, l'agente segreto inviato slealmente dal proprio governante a spargere false notizie tra le spie nemiche, le quali, scoperta la realtà dei fatti, lo mettono a morte, e poi la migliore di tutte, la spia viva, ossia l'agente segreto che dopo aver esplorato la situazione del nemico torna indietro col suo rapporto, che è una spia importante perché ovviamente ritorna. Allora, tra queste ovviamente la più importante di tutte è la spia doppio giochista, perché attraverso la spia doppio giochista si avranno le informazioni utili per avere le spie locali, le spie interne, per creare questo tipo di spionaggio. Dall'informazione della spia dopogiochista si potrà gestire bene per creare anche la spia suicida, ossia quella spia che andrà a spargere false notizie pur di morire utilizzandole.
Poi da lì ci sarebbe da dire, ma lo vedremo quando faremo Sun Tzu e l'arte della guerra. Allora, che cos'è questa spia doppiacechista? Spesso e volentieri sappiamo, anche nel mondo di oggigiorno, non è che abbiamo bisogno, possiamo prendere l'esempio dell'Apple contro Samsung, ok? Le grandi aziende, però parliamo delle cose nostre. Ciascuno di noi ha un suo stile, una sua scuola, una sua associazione. Più siamo in vista come associazione, come scuola, più tendenzialmente si avrà la situazione in cui scompariranno delle persone un po' particolari che cominciano a chiederti informazioni. Per esempio, vi faccio proprio arriva perfettamente in questo periodo. Persone che mi chiedevano strane informazioni per quanto concerne che tipo di divisa stavamo preparando, oppure persone che mi chiedevano, mi chiedevano informazioni su chi fosse stato il mio maestro, queste cose qua, capito? Per avere quelle informazioni e magari utilizzarle a loro vantaggio. Ovviamente io che amo gli stratagemmi, ed essendo anche una persona che comunque è cresciuta girando il mondo, sono stato anche nell'ambiente accademico per tanti anni, ovviamente mi sono abituato a non fidarmi ciecamente delle persone, quindi chi si avvicina con strani intenti e strane domande, ovviamente si comprende subito che sono delle spie spedite da altri. Vi è stato il caso di un tizio che mi faceva delle strane domande proprio nel periodo in cui mi stavano diffamando, il 2019, faceva delle strane domande, io capii subito che era una spia. Allora, perché una spia? Perché voleva utilizzare le mie eventuali risposte per poi andarle a ingrossare la diffamazione. Questo personaggio ovviamente all'epoca lo bloccai. Adesso l'ho sbloccato di nuovo perché in finale sono anche arrivato alla conclusione che siamo tutti alla luce del giorno, abbiamo tutte le informazioni alla luce del giorno, tutte le cose si vedono attraverso il video. Sono la persona che trovate nel video, niente di più, niente di meno, ok? Solo che la particolarità è che nel video magari sembra un pochino più grasso. Comunque in generale capita che ci siano questo tipo di persone. Allora, questa qua, quando è una spia, diventa una spia doppiogiochista? Quando espressamente lo utilizziamo noi, che scoprendo che è un doppiogiochista, cioè una spia, utilizziamo questa spia a nostro favore, ossia dando informazioni sbagliate, dando informazioni incerte, dando idee che non c'entrano nulla con quello che stiamo facendo. Per esempio, quando mi chiedono quanti siete, a volte io ho risposto sapendo che erano spie, perché c'erano persone, che per fortuna non ci sono più queste persone qua, per vari motivi non ci sono più. C'erano persone che mi domandavano sempre il numero degli studenti che avevamo. E mi sono detto, ma cosa c'entrate con questa cosa? Ovviamente mi spedivano poi successivamente, ho ricevuto anche delle chiamate negli anni in cui in queste chiamate mi dicevano: ma quanti siete? Cioè, nel senso, è una domanda logica da fare? Ovviamente sono domande un po' balorde che si sgama subito. Però a queste domande rispondevo sempre: siamo 30.000. No, no, così no, però comunque sia davo dei numeri altisonanti e a volte davo dei numeri contrari. Siamo un'unica persona, a seconda del mio umore e di come volevo gestire le informazioni che stavo dando. Questo perché lo spionaggio, non so che vantaggi possano avere ai nostri livelli, perché questa è una guerra dei poveri, ragazzi. È una guerra dei poveri perché l'idea di rubare l'allievo agli altri, o la paura che io rubi gli allievi, soprattutto la paura che io rubi gli allievi ai vari maestroni, è una cosa sciocca perché non è, uno, non è la mia intenzione, due, non mi interessa. Cioè, le mie attività per quanto concerne il soddisfare me stesso, il mio pormi, c'erano in altre cose, non sono interessato a rubare l'allievo di uno che vive solo per quello. Allora, vivi solo per quello, non è nel mio interesse, comprendete? Però effettivamente molta gente con questa paura spedisce queste spie per avere ulteriori informazioni, per sapere se uno dei loro allievi si è staccato dalla loro associazione per venire nella nostra. Purtroppo sono così, è la vita, fa parte della vita e sono d'accordo che sia parte della vita. Quando voglio dare informazioni contorte e sbagliate affinché l'altro faccia le sue risoluzioni, ossia, facciamo conto, do un'informazione sbagliata, vedo come si atteggia e scopro che uno, avevo ragione che questa persona che si era avvicinata era una spia, due, con le informazioni sbagliate fanno degli sbagli.
per esempio l'ultima che ho ricevuto è stata proprio di questa maglietta, cioè delle nostre magliette. Ho dato dei colori sbagliati e zaccate, vedo persone che mettono in giro magliette con i colori sbagliati. Vi posso assicurare, sembra assurdo, ma è così. Quindi l'uso del... Questa è la spia doppiagiochista. Una persona che viene informata in maniera sbagliata perché si sgama subito chi sta facendo il doppiagioco. E con le informazioni acquisite noi manipoliamo la realtà al punto tale che con queste informazioni sbagliate creano una realtà parallela sbagliata. E questa è la bellezza dello stratagemma. Ovviamente non è solo questo, dobbiamo fare anche lo stratagemma del... Questo tentatennesimo stratagemma della spia che torna ai propri passi riguarda anche espressamente l'idea psicologica, niente, proprio nella fase psicologica, ossia spesso e volentieri noi sappiamo che delle persone parlano e cosa fanno? Io vi parlo da storico, eh. Da storico vi dico espressamente che molta gente parla sempre nel passato come se fosse meglio il passato che il presente. Non pensando che invece il presente che dobbiamo vivere si chiama presente, dono, lingua italiana stupenda, il dono, perché dal presente creiamo il futuro. Se invece non vivo il presente, vivo nel passato dicendo, ah, un tempo si viveva meglio, un tempo la mia ex ragazza era meglio, un tempo lì, un tempo là. Alla fine non stiamo concludendo nulla perché si vede, si vive sempre con un passo indietro. Con le informazioni che si hanno da una persona che si lamenta costantemente parlando del passato, noi possiamo vedere com'è il suo carattere, che tipo di ragionamenti fa. Praticamente ci sta dando tutte le informazioni che magari in un colloquio, un discorso normale, non ci darebbe. Un esempio stupido? Se una persona parla dicendo, ai tempi del Duce era uno giovane della nostra età, si capisce che tipo di partito segue. Oppure se dice, ai tempi di Togliatti, allora si capisce che tipo di partito segue, eccetera, eccetera, eccetera. Si comprendono tante cose dalle parole che diciamo, e perciò bisogna stare molto attenti in certi ambienti a non esporre troppo le informazioni che vorremmo tenere per noi. Perché diciamoci la verità. Che se ne fanno gli altri delle nostre informazioni? Questo purtroppo non lo sapremo mai. Possono farne buon uso come possono farne cattivo uso, però effettivamente è sempre brutto che prendono i nostri cioè le nostre cose che sono la nostra privacy e cercano di applicarle al loro piacimento. Questa è una cosa che ho sempre odiato. Infatti, quando mi dicono, ah, perché questo, ah, perché quello, io personalmente della mia vita privata cerco di non mostrare mai nulla, cerco di non mostrare come vivo, quello che mostro lo scelgo io di mostrare, non mi piace che qualcuno mi rubi, è la stessa cosa degli oggetti, se qualcuno mi ruba un qualcosa, anche se fosse una penna, è la sensazione che è brutta, mi ha rubato una penna. Capite il senso? Anche se fosse una Bic, per farvi un'idea, è l'idea, la sensazione che è brutta, e l'altro gode di questa idea di aver rubato un qualcosa che è nostro. E come orientale vi dico tranquillamente che il nome, ovviamente, tutti lo sanno, il nostro vero nome, perché un tempo si diceva i nomi hanno il potere sugli oggetti, sulle persone. Purtroppo oggigiorno tutti devono sapere i nomi perché senza il nome cosa si fa? Però l'idea che mi possano rubare qualcosa di mio, di un mio ricordo e farlo loro, perché io ho trovato anche amici o ex amici che vendono ai propri allievi eventi miei, della mia vita personale, della mia vita di Aikidoka, di Aikijutsuka, e lo vendono come se fosse stato loro, come se loro fossero stati in Giappone. Ed è triste questa cosa, quando si vedono queste cose è veramente molto triste. Pertanto, tornando a noi, bisogna stare attenti a quello che diciamo, bisogna stare attenti a quello che, se, a capire dalle frasi dell'altro se che intenti abbia, perché se noi... Come diceva una persona che conoscevo tanti anni fa, l'istinto, la prima cosa, la prima sensazione che hai è sempre, come del resto lo dice anche mia madre, dai sempre, purtroppo l'abito fa il monaco, quindi ogni volta che incontri una persona per la prima volta, dai sempre il meglio di te, perché quella sarà l'immagine che quella persona avrà per tutta la vita di te. Questo è vero, eh? Purtroppo è vero, l'abbiamo visto anche nei stratagemmi, è vero. Pertanto, una persona che dà una sensazione strana, cioè la sensazione che ti dà al primo impatto questa persona e dici, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di contorto e storto in quello che mi dice, allora in quel preciso istante bisogna fare molta attenzione e decidere se utilizzarlo come spia doppiogiochista oppure chiuderlo totalmente e
bloccarlo, non incontrarlo, non dargli informazioni ulteriori. Perché purtroppo è così, ok? Purtroppo è così. Esistono le persone che poi sono anche troppo curiose, non soltanto le spie, perché il Kanku Kan VS e le altre, ok? Non è solo quello. Però esistono anche molte persone che sono veramente morbosamente curiose. E nella loro morbosità vogliono sapere come una persona vive, cosa una persona mangia, come si veste, quando parte, quando ritorna. Cioè, lo sapete, questa è una cosa morbosa. Purtroppo esistono persone così. E questo non va bene. Pertanto, noi, lo stratagemma indica che io devo saper utilizzare le informazioni a mio vantaggio, è quello che fanno spesso e volentieri i governi, utilizzano le informazioni a proprio vantaggio, gestendo proprio la rete informativa. Stessa cosa quando si dice che i vincitori hanno fatto la storia, è vero, è innegabile, chi vince, chi rimane vivo, trascrive possibilmente, questo però lo aggiungo, possibilmente noi storici cerchiamo di trascrivere la storia nella maniera più oggettiva possibile, con le informazioni che abbiamo, però effettivamente se la guerra viene vinta, l'influenza delle persone che hanno vinto la guerra influenzerà quello che noi scriveremo, perché purtroppo è questo il mondo. Pertanto, tornando a noi, dobbiamo stare attenti alle spie. Le spie possono essere persone che vengono da altri gruppi, persone che vengono, oppure sono morbosamente spie di loro, oppure vogliono trarre informazioni da noi per poterci colpire alle spalle nel mondo lavorativo, nel mondo scolastico, dove volete voi. Bisogna fare molta attenzione, le spie esistono. E magari una persona può anche essere, questo si vede nelle cosiddette spie locali, che non è per forza di cosa la spia locale è una persona che lavorerà per me, ma può darmi informazioni attraverso questo discorso del doppio giochista. Una persona locale può darmi delle informazioni che magari non voleva darmi, e io intanto mi ho preso l'informazione. Devo ammettere che spesso e volentieri, per vedere le macchinazioni di chi mi odiava perché avevano paura che io mi esponessi, facciamo come fate conto, quando mi sono avvicinato a una certa federazione, hanno avuto paura che entrassi là dentro, perché ovviamente entrandovi, alleandomi con questi miei amici, avremmo schiacciato loro, che invece erano dei politicanti. Quindi cosa succede? Che avendo paura di essere schiacciati, hanno cercato di distruggere la mia immagine. Classico. Per poter anticipare le loro mosse, cosa ho fatto? Ho utilizzato anch'io le spie, persone che facevano, senza saperlo facevano il doppio gioco al verso di loro, ossia mi davano l'informazione che mi serviva pensando di deprivarmi dell'informazione che volevano prendermi. Fa parte del gioco della vita, ragazzi. Questo è quanto. È uno stratagemma molto, molto oscuro, sicuramente uno degli più oscuri dei 36 stratagemmi. E se non si sta attenti si rischia di veramente di scottarsi in modo grave. Perciò prudenza a tutti, ragazzi, prudenza con chiunque. Gli amici sono pochi, sono pochi, ma quelli pochi tenetevi stretti. Nel contempo, prudenza a tutti, ma non diventate paranoici, perché non è che tutti siano cattivi o spie. Io, chi mi segue nel canale, chi mi scrive, io metto una mano sul fuoco per come mi avete scritto che siete delle persone fantastiche. Non ho mai avuto il dubbio che foste delle spie. Le spie si sentono, ok? Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi al canale di Susi Sensei, la miscelanea di Savitri, e perché ovviamente ci date un feedback importantissimo e questo feedback ci permette di andare sempre più avanti. Grazie di tutto e al prossimo video. Domo arigato gozaimashita.